Dunque, io vi voglio dare una grande fiducia. Con questo numero voi chiamate, siete padroni, vi mette a disposizione lo spazio, la televisione è potere, etere! L'amico che sta un lato nord, l'amico là, a roppa per i conom, che non andremo niente, se muoveva fame, faceva giocattolo. Teneva una laurea che faceva l'architetto, o geometra, oggi è l'uomo più ricco del mondo, come dicono. Perché? Perché la televisione lui ha capito, ha trovato tanta pirata, tanta gente negativa, tanto popolo negativo, che a Napoli è stata inventata e scoperta la prima televisione in Italia. A Napoli nessuno l'ha capito e l'amico Fritz l'ha capito. Ha fatto potere, oggi comanda l'Italia, per un posto di fatica, per un chiesto, ha mai avuto qualcosa? Mai niente. Chi se ci fanno morire fame? Io sto qua per darvi coraggio, lo spazio, io voglio mettere a disposizione questo spazio, Hyde Park, voce popolo, siete voi altri, ognuno di voi che avete il problema, basta che facciate questo numero, siete voi che parlate, voi siete l'unione, la forza, il potere, siete voi o state, per me siete voi. Articolo 21 della Costituzione, ogni cittadino è libero di esprimersi con pensiero e chiamano la scrittura. Questo non è nessun reato, è nessuna mano scrittura, è solo parola di libertà, è parola di libertà. Ogni essere umano che state intorno a Napoli, tutte le province, ma pure un po' a caro sud e pure un po' a caro nord, dovete chiamare per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti, perché fra 2 o 3 anni, fra 5 o 6 anni, 10 anni, fra poco è breve. Morimmo tutti quanti la fame, facciamo i piattini, i prussi, non c'è niente più. Ma com'è? 20 anni fa eravamo ricchi, 20, 30 anni fa, 15 anni fa eravamo ricchi, oggi è 1994, ci morimmo di fame, io non riesco a capire il perché. Perché tutti i soldi stanno nei ministri, è inutile. 2 milioni di miliardi di deficit, e infine ecco morti, voglio cacciare 100 miliardi di euro. Io e tutto quanto voi in Italia, che sono 2 milioni di miliardi, non ne potremmo mai fare, un buco è grande. Chi stanno magnati, arrostando i soldi, e voi ho sapito, ogni cittadino stava arrostando i soldi. Io vi prego, tutti i cittadini italiani, napoletani, lo sud, che stanno all'estero, nord, che mi state vedendo, si stia un numero, vi prego, si trite problema, a disposizione. Ma provi posso. Chi è? Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Ui, Toni, a quanto anno dovrei? Non mi ricite parole, che hai subito stacca, eh? Ma quale parola, Toni? Cosa seria. Tu sei la voce nostra. Dimmi, dimmi, che problema ti è? Toni, senti una cosa, abbascia via Pomea. Dove? A Zoccavo, a Napoli? A Zoccavo. Dimmi, dimmi. C'è sta sempre un sacco di monnezza innanzo palazzo. A fine via Pomea, vicino al bar 4 stagioni. Vabbè, su, diamo, becchi, su. Tu volevi risolvere un problema, mi chiamate... E tu, per tu, Toni? Vabbè, che mamma io. Vabbè, di Napoli. Vieni Napoli, io sono Napoli, tu sei me, fammi parlare a me, a tazza. Comunque io faccio un appello al comune, alla circoscrizione di Zoccavo. Avete sentito? Maestri, cari consiglieri, amore di non ce l'ha che consiglieri. Manco così indica Napoli, Bastolini. L'amico qua è una monnezza intera, fuori un palazzo. La rimane a mattina, la monnezza non lo voglio aprire. La rimane a mattina, la monnezza, mia sapi, non lo voglio aprire. Ricordatevi quando siete fatte le oggi, da sud. Io mentre che parlavo, distillavano i cose della monnezza con vapore, acqua, forte, o fumo, e distillavano. Come fumo a 200 gradi, si buttavano i certicami con vapore, caccerevano tutte le batterie e tutti i micri, mi decontenitore la monnezza. È stato solo un sogno. Se facevo solo quando Andreone era vivo. Poi, un bel giorno, Andreone, certo, ma chi sta, eccetera, eccetera, ma mi ha detto, nel parcheggio, non si è capito niente di più. A tutta la circoscrizione di Zoccavo. E cosa la monnezza? I voglio lavate, pulite e sistemate. Sotto a chi tocca. E stavo dicendo. Comunque questa televisione non esiste, esiste solo l'etere, questa è una trasmissione per voi, per il popolo. Sapete perché ho detto non esiste la televisione? Perché? Perché oggi le televisioni non esistono veramente, è tutto potere. Sono tutti i politici che comandano le televisioni, l'amico là a Napoli, sapete quanto ne tengono? Ne tengono 24. In Italia ne tengono 24.000. Chi si è sapigliato tutto potere? Un uomo di ciù. Prego, chi è? Pronto? Pronto. Toni. Dimmi. Mi tengo un problema. Non mi dice le parole però. No, no, niente parole. Guarda che hai sto chittando sangue sotto i fari annanzi della telecamera per te. Non solo per te, pure per i figli tuoi. Toni, ma tengo un grosso problema. Se mi dice parole te castigo, non no, mi dice no, parole. No, no, Toni, tengo un grosso problema. Dimmi. Non sa di su, cazzo, Toni. Ecco, avete visto, questo è il popolo. Amico, tu avrai un castigo da Dio, morirai sputando sangue.
Il son che caro se canna vita mia, che i politici che ce l'hanno a morte con me vieno due ambrici e parole. Morirai sputando sangue, io ti capisco. Come Nerone a morte. Pronto? Pronto? Dica. Dani, sai una cosa, perché a mio me ma va a Saramurro? Non hai capito, non ti senti, che è? Perché a mio me ma va a Saramurro, non hai capito. Ma che stai dicendo? A mio me, perché ma va a Saramurro? Attacca sta, mo vedi, attacca. Comunque, sta amica sta pazziando, chi si sta dicendo una cosa che non esiste? A Camorra non esiste, non c'è. Io giuro con tutte e due le mani. Un momento, per favore, un momento. Io ve lo giuro, sul nome di Dio, a Camorra non esiste a stoccare a via Pomeri, ma non ne ho vero. La vera Camorra è a politica. Ogni cosa carica su di me. A vera Camorra, politica! È a politica, vera Camorra! Perché sta gente si coccoruna veramente, va lì da un magazzino e dice, mi è sempre poche mortadelle, mi è soppana. Per me, per chilo, è Camorra! Ma se ho stato a chilo, ci devo fare fatica! Per me non è Camorra. Vai avanti, sotto a chi tocca. Non mi dicite parole, eh? Pronto? Pronto? Nessuno? Vabbè. Questa è la vita. Purtroppo a Napoli tenemmo un sindaco che si chiama Bassolini. E a Bassolini l'amico mio, sì, perché Bassolini è amico mio fedele. Io spero che qualcuno della famiglia possa amico Giam. Bastolina a questo momento qua. Bastolina a questo momento qua si sta prendendo per un pugno di dollari. Un momento, per favore. Bastolina a questo momento qua si sta prendendo per un pugno di dollari. Per favore, mi chiamate a Bastolini con che parente, con che. Pronto? Pronto? Vorrei parlare con Stutorini per il telefono. Senti, tu non hai a parlare con me, tu hai a parlare con te stesso. Se tu c'hai problemi, sfoghi! Che te serve? Poste fatica una casa? No, che te non serve? Mi serve niente, non mi serve parole. Di pulire un pochettino questi scippatori che stanno nella piazza di Margellina. Se ti credi di essere di fare qualche cosa, là si scippa tutte le sere, la polizia lo sa, quando è che ha pigliato provvedimenti? Grazie, hai fatto già tutto tu, perché mo tutte le autorità, giudice, presidente dei tribunali e guardie, cara, ti hanno sentito, grazie. A così mi piacete, i problemi, forse, via! Tu le ritte, mentre canate come te si nascondi, invece tu le ritte! Grazie! Attacco, ciao, tu sei in atto! Tu hai fatto sapere che veramente tu esisti! E mo' tutto quanto ti stanno seduto, ti hanno visto, è giusto? Ok, sotto a chi tocca? Ah, stai dicendo, fatto lo sindaco Bassolini. Chiamate per là su Bassolini, perché io ho già bisogno di parlare con il sindaco. O sindaco dice a coppa mano per il giornale, per televisione, che sta facendo un park, una spesa di 4 miliardi, poi dice che ha da fare un park un'altra spesa. Sì, ma chi sti soldi chi sono? Sono dei soldi che a noi tremo mancati. È giusto, no? Sono finiti i soldi là. Signor sindaco Bassolino, vabbè, virgoletta, pronto? Pronto? Chi è? Mi senti? Ti sento, non dice le parole. No, non devo, se deve essere dice a te. Ma che dammi se lo che ha fatto? Ma la fa in bocca, vai, vai avanti! Chi sta lo spione e Bassolino? Secondo me chi sta lo spione o è Berlusconi o è Bassolino? Vai avanti! Grazie, hai fatto indice! La ricorda sta bacchetta, no? Quando io mi ascolto il professore Luosto, tic, 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 tic! Mammalucco! Dunque, o sindaco ha pigliato sì quattro sorde a Itlasa da fa studalo parchetto. Però il signor sindaco Bassolino, non sa ci si mosi venuto vicino alla televisione, ma tu sti 4 miliardi non ne potevi dividere, sono due, e pensate solo a fare un solo parco, tu invece ne potevi fare due, tre, quattro, cinque, giusto? Ma io poi volessi dire una cosa, o sindaco Napoli Bassolino, io sono Andreone, Io ti ho già detto una cosa molto importante, però tu dici mo fa breve, fra sai, mano a mano, vedi che bella, quante belle cose a Napoli, Hyde Park, ovvero voce pop, questa è voce della libertà, articolo 21, ogni cittadino si può esprimere, ci può esprimersi, cioè, può pensare a cascetto, ma questa non è reato perché è voce di popolo, vai! Pronto? Dimmi. Ma tu sei Tonino? Tu chi sei? Io sono un tuo ammiratore. Sei buono o cattivo? Però oggi sono molto contento perché è nata mia nipote Marta e sono molto molto contento, hai capito? Poi volevo sapere perché tu ce l'hai in questo modo con Bassolino. Attacca e te lo dico. Come? Attacchi e te lo dico.
Va bene, d'accordo. Ciao. Perché Bassolino, secondo me, è una persona onesta. È un signore Bassolino, e poi chiede, sto dicendo che è malamente. Però, un sindaco Bassolino, è il 1978, lo Stato di Roma ha versato 832 milioni quando c'è stato il Senato. Ma, questa è libertà. Ma che Luca fa? No, questa calma, è libertà. Calma. Attacca. Calma. Questa è libertà. Calmiamoci. Questa è libertà di parola. Allora ho stato avversato 832 milioni per i poveri. E allora, guarda caso, con sindaco Bassolino era un segretario di Valenza. Quei 832 milioni non si hanno trovato mai più. Per i poveri. Ma benedetto Dio! Ma lo sindaco Bastolini è amico mio, ci amma più il caffè tutte le mattine, come? Io vado a trovare, mi saluti, ce l'ammo quasi, è amico mio. Io voglio sapere, quegli 832 milioni in costata mannata ai poveri, allora, quando ero segretario di Valenza, che fine hanno fatto? Pronto. Ha pensato solo ai 4 miliardi per pure parte là. Sti 4 miliardi e pigliava per la sua tanta parchetta. Signor Andreone, dimmi. È un comunicato di servizio. Però non mi dice le parole? No. Le persone che chiamano hanno il diritto di sfogarsi. Se lei la interrompe, è inutile che chiama. Sì. Pronto? 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 Sì. Ma posso sapere una cosa? Dimmi. Come fate a dire che voi siete l'amico di Bassolini? Come facciamo a credervi? Come? Io vado a te fatare e ci volli allora, a fravolo, come? Sono compagno Bassolini. Vabbè, ma questo lo dite voi. No, che stai dicendo? Ni trema cartella, abbonate per Padam. Allora, facciamo una cosa. Allora, trema la cartella, abbonate per Padam. Io vado a te fatare e ci volli. Allora, ogni tanto ci volete. Facciamo una cosa. Dimmi. Facciamo una cosa. Dimmi. Allora, no. Quando dice... Aspetta, non mi dice le parole? No. Perché sai attacco, Quando io devo che timbro, no? Ciao di rivacca! La fammocca! Vai appresso, non attacchi tocca! Ti appicci da questo accendino, tieni! Pronto? Dimmi! Tonino! Vuoi mi senti un po'? No, senza parole, sentami un po'. Vai, io parlo un po' cuore, che sono ignorante. Sentami un po'. E il problema, vai! Il problema è che sono cittadini dei Bibiani Bar. Vai! Ah, sentiamo un po', come sta da fare, povere coccose? Su Bassolino lo fa proprio il parco, lo sta a Manucci. Il parco Mazzetto lo fa proprio tenere i bibbiani, la gente in dei contenitori. Compagni miei, come ti chiami tu? Io mi chiamo Alberto. Vabbè, scusa. E che tenga a sfugo? Vabbè, parla. E che tenga a parlare, che ci avete solo per cui. Parla, vabbè, te prego. Quando la siete in famiglia? Fammi parlare, io solo tengo i figli e la moglie. Parla. Sentiamo un po', è venuto in dei bibbiani quando ancora era sindaco. Ci ha promesso che se ci ha promesso che non ci ha dato niente, non dormiamo manca la luce, non dormiamo perfettamente niente, ci sta vedendo solo per qui, che sia il problema che teniamo a casa, stiamo oscuri come morti, noi come so, magari i morti erano una luce, cazzo stiamo proprio oscuri, non si vede niente, capito, drogate che bene, stiamo accesi e non si vedono proprio di mente, ma fu il parco proprio stiamo noi, rendete una poca conto, come fa? Alberto, poi? A tuo momento è caduto il potere. E tu stai parlando da stanno sentendo milioni e milioni. Lo so, a me a parte che mi hanno detto, mi hanno visto pure che va facendo buttare torna tu. Lo sindaco Bastolino è un signore, è un uomo. E lo so che è un signore. Ci mandano un bacione. È venuto signor sindaco che rimane a mattina pulito la magistratura. Io sono Andreone. Ci mandano pure io un bacione. Noi pulimo bene. Voi ha triste capacità tante per Napoli. Ma se non lo fai questo che è napoletano, ma chi l'ha da fare? E se tu te l'amica prima che hai detto, ma tu come non usci e va a cattare la parola mia mamma e papà mi portava lei, va a cattare il padrone e ci vuole un po' pagare, hai detto che non conosci. Vabbè, Alberto, sì. Hai sfogato? Che ti serve? Sì, non volessi una casa, Tony. Una casa? Hai capito proprio, bravo. Allora, che ti serve? A casa. Quanta figlia di? Due, sono a 4 anni che la Costituzione italiana, dice la coppa mano, articolo 1! Costituzione italiana! Ogni cittadino ha da avere... O poste fatica e a casa. Saranno tutte due cose a te. No, diciamo che a te due cose non mi sei. O poste fatica non me la rado perché sono disoccupato e non tengo manca a casa. Ma a questo momento mi serve a casa. Ti serve a casa? Avverso, hai fatto tutto. Ciao, come te ce ne stanno a migliaia a Napoli. Vai. Sotto a chi tocca, questo è potere. Sotto a chi tocca. Pronto? Ma lei è Tonino? Ma io dicevo che scoppiavano i telefoni. Pronto? Io sono un mago. Ha triste quello ieri sera facevo con la gente. Pronto? Pronto, vai. Ma lei è un sant'uomo, lo sa? Come? È un sant'uomo. No, aspetta un momento, non sto capendo. Che hai detto? Ripeti, fallo più piano. Pronto? Sono qua. Ma lei è Tonino? Dimmi. Lei,
sei un santo uomo, sto dicendo delle sante cose. Ah, vabbè. Mi piace come parla. Ti piace? Amico mio, ha perso i figli della famiglia. Sai che può significare. Ma lei lo conosce a Bassolino? Sì. Ma lei come si chiama? Io? A me mi chiamano 48, il morto che parla, di ciò, figura. Ma perché c'ha gli occhiali? C'è gli occhiali perché sto piangendo. Togliti gli occhiali. No, non mi posso lui, ah, giagagna, se voglio bene, distate la giagagna, no, ah, giagagna, ti prego. Di buonasera, non c'è. È il gioco di 48 e 65, dammi. Di 48 e 65? Chiama, forse, che tieni, problemi, che problemi hai? Tengo i problemi. E che problemi ti hai? Un cazzo in mano. Ma vai, cambia, e chi sta a Napoli? Signori miei, a Napoli ci stanno i malamenti e buoni, purtroppo, secondo me, mi scansa tutto sti negativo malamente perché chi sono appartiene a queste, diciamo così, a questi. Vabbè. Io vado, posso mettere a disposizione questa grande televisione, che questa è la prima televisione, diciamo così, in Italia. Vi metto a disposizione la televisione per i vostri problemi e c'è sta coccoluna che appartiene a cocco nero, a cocco russo, a cocco paolato, che vuol dire la parola, non dico guarda. I problemi. Siete poteri, i problemi. Con me facito potere. Ehi, voi andate a parlare! Voi dovete parlare! Sì, io ve lo potete dire! Popolo, vai! Vai! Pronto? Pronto? Chi sei? Negativi! Negativi! Io voglio dire una cosa, sindaco Bassolino. Io voglio l'acqua rocchiata a Napoli. Bassolino, voglio l'acqua rocchiata a Napoli. Voglio l'acqua. Pronto? Pronto? Ciao, senti, sono Franco. Franco, non volevo... mi dice le parole, vai, dimmi. No, nessuna parola, anzi io proprio di questo volevo parlare. Dimmi. Cioè, mi sembra strano come gestisci questo programma, nel senso che... ha un fondo... No, ti spiego subito, ha un fondo di importanza perché... Tipo, hai da parte ovvero voce popolo, sì, io sono te, tu sì, sei me. Ho capito, ma è il modo come ti atteggi, come ti muovi, parla, buono, dire parole, problema, all'aglia, carrette, cose, sono cose che non penso che non servono a questo programma, non perché servono. Poi di fondo lo vedo abbastanza costruttivo, si può fare la reclame, si può fare, si possono esporre dei problemi, mi pare gestirlo con un po' più di serietà, se mi consenti di dirti, ecco. Questo è. Auguri e buonasera. Grazie. Comunque io voglio dirti una cosa. Ci stanno molte persone che vorrebbero sapere il mio segno zodiacale. E mo ci dico, l'Ariete. Hai capito? E l'Ariete, diciamo così, è un po' impulsivo, però è dolce, è bello, è bravo. L'Ariete aiuta. Ti ricordi tutti quei... Cioè, vi ricordate voi altri quando i film... Dice, eravamo piccolini, diceva per i film romani, che ora non ne fanno più. E romani... Sono stati gli imperatori del mondo, perché? Perché portavano l'Ariete. Ma a questo momento qua, non è Roma come comanda a me, ma siete voi altri, i miei imperatori, siete voi altri. Pronto? Pronto? Dica. Buonasera. Lei è un dottore? Sì. Io sono sensitivo, lo sa? Porca miseria, io sono ginecologo. Lo sapevo già, io ho tre poteri. Il sapere, il conoscere e il guarire. Prego. Allora, mi stia a sentire, io sono rimasto quasi ipnotizzato da lei. E perché? Perché non ho mai trovato tanto carisma in una persona poco colta. Poco colta? Io la ringrazio perché ho 5 anni alla prima e 4 anni alla seconda. No. Elementare però. Ma, perdoni l'ardire, ma si vede subito che lei è praticamente una persona poco colta. Innanzitutto si esprime come un guardiamacchine. Però ha il potere di essere ascoltato da migliaia di persone. Migliaia? Milioni vuoi dire? No, milioni! Sì, io sono stato pure in America, nel Canada, a Russia, a Spagna, vai! Stia calmo, mi ascolti. Potrebbe occupare il suo spazio, veramente per fare tanto bene a Napoli. Ma mentre invece con i suoi atteggiamenti, lei purtroppo. Molto più. Senti, io voglio bene assai i magistrati, io amo la magistratura. Ma la città è la magistratura. Ma io amo i tribunali. Senti bene, io ma voglio dire. Dammi via del. Non ci conosciamo. Vai. No, come vai? Sto dicendo, dammi via del. Va bene, vai. Vabbè, dove vuoi andare? Dove
vuoi andare tu? Ah, io vorrei capire, tu che cosa vuoi? Che cosa voglio? Attraverso questo video comunicare agli altri. Va bene, attacca te lo dico. Sì. Attacca, grazie. No, attacca, ciao. Vabbè, io sai dove voglio arrivare. Voglio che voi altri vi dovete cambiare. Stiamo morendo. Voi non facete niente. Non per i vostri figli, non per i vostri nipoti, nemmeno per il vostro futuro. Avete visto ieri sera? È morta Moana Pozza. Moana Pozza era vita mia. Non perché era vita mia perché era donna. Perché quella era una grande donna. Quella prima di morire ha fatto testamento, ha rimasto tutto. Ha rimasto tutti i soldi che teneva. E voi lo sapete. Dica, dottore. È sì. Per l'ascoltatore che ha chiamato per ultimo. Sì. E se c'è Antonio Andrione qua, sì. Al di là del fatto poco colto o meno colto, sì. Antonio Andrione qua, ha detto prima, è un ariete, quindi si espone pensando di fare la voce di tutti. Se qualcuno ha invece il coraggio di esporsi, può venire benissimo qua in televisione e prende il posto di Antonio Andrione per una serata. Questo è tutto. Grazie. Avete visto? Avete sentito? Io quando facevo parquet tanti anni fa facevo trammai i politici, gli assessori, i ministri. Oggi mi state facendo trammai voi, perché qualcuno ogni tanto si mette a dire qualche cosa fuori posto. Mi fate tremare. Pronto? Pronto? Dica. Antonio, senti, la prima cosa che ti voglio dire, mi auguro che dietro quegli occhiali si nasconda, oppure ci sia veramente l'uomo. Quello che adesso ti mi stai trasmettendo attraverso la televisione, capisci? Nuovo. Mi auguro che ci sia una persona sincera, ecco, perché quegli occhiali, diciamo così, che mi danno un poco l'idea che tu non sia vero. E questo mi auguro di sbagliarmi comunque, mi auguro che tu veramente sia vero e sia l'uomo che in questo momento stai là per risolvere i problemi di Napoli. Io sono uno, diciamo così, della strada, quindi non, diciamo che non ho nessun problema. Però mi auguro che tu possa risolvere oppure tutti i napoletani, invece di dirti le parolacce, e invece di pensare che, non lo so, che forse tu non puoi fare niente, di dire e di comunicare a te che stai là dietro tutti i problemi che hanno. Perché è questo che il popolo napoletano, secondo il mio parere, ancora non ha capito. Capisci? È quello di combattere insieme, di lottare per i problemi che ci stanno. Sì. Capisci? Sì. Solo questo mi auguro. Io ti ringrazio che tu mi hai detto queste belle parole. No, ti ho detto solo quello che veramente sento. Ti ripeto, tutti i napoletani che ti dicono le parolacce. Senti. Non sono veri napoletani, sono gente che non ha mai capito niente, capisci? Sono quelli che per la strada, sono quelli che per la strada applaudono Berlusconi, sono quelli che li ho visti io quando hanno arrestato a Gare ad altri li hanno applauditi, quelli là sono, capisci? Quindi mi auguro solamente che tu possa risolvere. O tu oppure stesso noi napoletani possiamo andare a risolvere i problemi di chi veramente soffre. Va bene? Tu e quando ti togli gli occhiali poi magari è tutto un altro discorso. Sì. Ciao. Ciao, tu hai fatto tutto, io comunque a te ti voglio salvare. Senti bene, ci sta una chiesa che si chiama Gesù di Nazareth, c'è un prete che si chiama Padre Bruno, vai là, Casa Petella, lui ti conoscerà. Questa chiesa è più grande dello stadio San Paolo di Fuorigrotta. Lui ti conoscerà, tu sei buono di anima. Tu hai salvato il popolo, hai salvato Napoli, perché tu non mi hai offeso. Perché io stasera che sto qua, perché è la verità che io ti sto dicendo. Ma come sta succedendo? Tu senti bene. Ma noi teniamo un sacco di problemi a Napoli. Nessuna televisione, avete mai visto una televisione pubblica che aiuta i problemi lo cittadino? Ma non esiste, perché? Perché c'è sta sempre politica dentro che dice no, ma fa stata la cosa, ma fa che la cosa, e televisioni si vendono. Questa è una televisione pubblica, cioè libera. In realtà qua c'è stato uno spazio che si chiama Hyde Park Voce Popolo, e già è grande. Secondo me Dio stasera è con me. Io non voglio far piangere a nessuno, non voglio far rimpiangere a nessuno quello che io sto dicendo, però noi potremmo risolvere i veri problemi. I problemi si risolvono che televisione, perché la televisione è potere. E tutti voi altri siete il mio potere. Ma perché io stesso a Catreta avessi qualcosa che cruno? No, io sono volontario. Nerone faceva così, io invece faccio così. Popolo a me. Ognuno di voi che ha dei problemi, dicetemelo a me, sfocate. Perché qua ci salvamo se sfugiamo una parte con un'altra. Se non ce l'uomo, il dialogo rinda una famiglia, diventa una famiglia distrutta. Dobbiamo dialogare. E problema, l'hanno a sapere tutto quanto, alleluia! Pronto? Pronto? Qui, caro Tonino. Dimmi.
Aspetta, avevo bisogno di farti un paio di domande. Numero uno. Dimmi. Non ritieni che sia troppo cara questa telefonata, 2500 lire al minuto? È cara? Questa telefonata è cara? Tu l'hai stata per un pornografico, per avere un pornografico, tu vieni vicino a me per un problema, no, per stampare i tuoi figli, dici vicino a me che è caro. Fermati un attimo. Perché la parli così? La domanda perché? È un'altra. Ma tu ti dici che il suo caccadrete forse fa mangiare qualcosa del tuo? No. Oppure qualcuno? Io no. Sto accadrete perché io sono spirito. Io sono Andreoli, il 48, il morto che parla, hai capito? Tony, la domanda era un'altra. Dimmi. Allora, come risolveresti il problema dell'usura, perché lo stanno intanato a mezzo? L'hai risolto già, l'hai risolto tu, non io. Tu l'hai risolto, perché tutti quanti ti hanno sentito, hai capito? Cioè? L'hai risolto già il problema. E come? Perché prima tutti quanti ci avevamo paura di parlare. Tu hai parlato, hai fatto tutto, hai capito? Ebbene, ma parlando non è... Ti va a distruggere adesso, hai capito? Ma quando mai? A sto momento a casa, a farristo fatto! Perché con me te ce ne stanno a migliaia, hai capito? Ma guarda, tu attacchi, dopo di te ne chiamano mai di 100.000. E allora è il coraggio questo, hai capito? Attacca, vai. Tony, non ti capisco. E mo ti spieghi più chiaro. Ma sei a dicere perché il lupo esce in un bosco? Ma sei a dicere perché? O lupo che esce in un bosco, perché? Nessuno è buio. Ma mi state prendendo 3, 4, 5, 6 milioni di abitanti. Abitanti, cittadini, come volete che vi chiamo. Però, a questo momento c'è coraggio, perché nessuno sapeva perché il lupo esceva in un bosco. Tu dici a coppa mano, no, guarda, sono io, il lupo esce in un bosco perché si mette fame, no. Cioè, perché il lupo se ne fame, se muore fame, no. O lupo esce in un bosco perché ha vergogna di morire dalla fame. E tu, mi hai fatto stare bella telefonata, ti ringrazio, ti mando un bacione. Si vergognate, capite, dell'usura di tutta sta gente. E come te ce ne stanno migliaia, capito? Dica, dottore. Dottore, dica. Dica, dottore. Sì, dica. Dica, dottore. Pronto. Dica. Oh. Allora chiedo scusa per l'inconveniente tecnico. Dialogo deve fare, capito? Volevo ricordare. Dica. Questa trasmissione non è la trasmissione dove Andreone risolve il problema. Lo risolvono loro. Questa trasmissione è fatta solo per fare in modo che ciascuno possa esporre i propri problemi. Ce l'ho detto. Venendo in particolare al problema di cui accennava il signore di prima, il problema dell'usura, Andreone non può risolvere il problema dell'usura, ma se tutti tacciono sull'usura, il problema dell'usura non verrà risolto mai. Se tutti invece avranno il coraggio di denunciare l'usura, l'usura è un problema che può essere risolto. Noi abbiamo messo questo spazio a disposizione proprio perché ciascuno possa dire la sua. Al di là di questo voglio ancora aggiungere che se Andreone Antonio è stato messo a, diciamo, a portare avanti, a condurre questo programma, e mi scusi l'Andreone Antonio perché al di là della parola che dico ho il massimo rispetto e la massima stima per lui, è proprio perché è un uomo poco colto, il che significa che essendo poco colto ragiona col cuore e non con la mente e quindi è della massima credibilità e della massima affidabilità. Se avessimo messo qua dietro un politicante, un portaborse, un, diciamo, uno del sottobosco, sicuramente non avrebbe potuto avere la stessa credibilità dell'Andreone. A questo punto, ripeto ancora una volta, questo è un programma di partecipazione popolare. Al di là della telefonata, ciascuno può chiedere di venire direttamente in televisione ad esporre il proprio problema. La televisione è aperta a tutti, così come questo spazio, Hyde Park, Voce Popolo, è aperto a tutti. Grazie. Io amo Napoli, io amo tutti i cittadini napoletani, io amo tutta la Campania, io amo me stesso, amo tutti quanti voi altri. Purtroppo, a televisione dice che potete. Quando io 30 anni fa ho inventato e ho scoperto la prima televisione in Italia, ho detto guardate che io ho fatto una scoperta, vi chiedo scusa un attimo, tutti quanti, ma chi tiene folle, chi tiene folle? Poi dopo è venuta la realtà. Questa è la realtà, è venuta la realtà. Pronto? Pronto? Dica. Senta, Tony, mi voglio complimentare con lei. Sì. Sa perché? Perché lei cerca di risolvere i problemi del povero cittadino, il povero lavorante napoletano. Il signor ginecologo che ha chiamato, che se ne frega lei dei problemi, se si prende 100.000 lire a visita e fa 20 visite alla sera? Mi spiega, no? Sì. Lei continua così, è tanto brava, auguri. Ciao, grazie. Comunque Hyde Park Voce Popolo, io sto qua per voi, non sto per me, a me non me ne fotti, io ho una figlia, pronto? Io ho una moglie e 5 figli e 150 cani,
io tengo 150 cani, io tengo il problema mio, adesso sono venuto per voi, per bregagnare qualche cosa a Napoli. Pronto? Dobbiamo cambiare, pronto. Pronto? Pronto? Pronto, pronto, vai. Antonio. Dimmi, però non mi dici le parole, eh? No, quasi te dico, però aspetta. Dimmi. Ti voglio dire una cosa, prima cosa questa telefonata si paga e costa molto. Ma non dammi a rettere denaro, voglio mia mamma, che ce ne può essere là. Dialoghiamoci! No, prima è tutto preparato, anche quello che ha detto quel signore prima. Che preparato? Tu, ma che stai dicendo? Tu è una vergogna, quello che dici e come parli e come ti presenti. È una vergogna? È una vergogna, sei ma un ignorante. Ma che stai dicendo? Non stiamo volendo in Italia! Sei un ignorante! Che stai dicendo? Che stai dicendo? Un ignorante. Che stai dicendo? Andreone, lei non si deve arrabbiare, Andreone. Che stai dicendo? Fammi Andreone, capire, il signore ha diritto, Andreone, il signore ha diritto di dire la sua. Dimmi. Sei un lei ignorante. Non si deve arrabbiare. Dimmi. Hai capito che sei un ignorante? Mettiti vabbè. Vergogna di quello che fai tu e di quello che dici. Tu sei un assassino. Signore. Tu sei uno stronzo. Senti, attacca. Senti, attappate le telefonate per un minuto. Io quando sono stato a Maurizio Costanzo Show, il 1994, facette un bel linguaggio per il ministro, datemi un poco un martello, non c'è un martello, eccolo qua, facette un linguaggio per il ministro Martello. O ministro Martello, per far venire a Napoli, avete regalato un pamphlet, gli dicette la coppa a mano a Maurizio Costanzo Show, là, o 1990, ma chi se che ha fatto? Sta facendo venire tutte le etiopie in Italia, quando l'Italia tiene 50 milioni di abitanti, l'Etiopia sono 400-500 milioni, chi se va venire un pamphlet, un yacht, ma sta facendo venire a tutta sta gente in Italia. Andreone, dia spazio alle telefonate, Andreone. Prego. Non è lei il primo attore, è il popolo. Lo so che è il popolo. Pronto? Pronto? Biondo? Dottore, dica, lei è un mezzo dottore però, io lo so già. Pronto? Pronto. Biondo? Pronto, sto qua. Ma mi senti? Ti sento molto. A me vorrei sapere una cosa da te, senti Torino. Però non ti arrabbiare. No, senti, io non ti sto vedendo perché c'è il televisore di un'altra camera. Ah, vabbè, dimmi. Tu sei praticamente insuperabile, ma io vorrei sapere innanzitutto perché cammini camuffato con gli occhiali. Secondo le spalle chi hai? Ma io e so che cosa stai facendo effettivamente, perché vorrei sapere. Telefonati, i vostri problemi li abbiamo risolto. Sfogati. Ma camma sfoga giù. Dunque, ti attacco il telefono e ti vedi per televisione. Tanto buono. Ok, ciao. Ma chi tengo gli occhiali? E tu sto dicendo perché tengo gli occhiali, perché sto piangendo. Andreone. Perché a Napoli stanno morendo la gente, che non vedi i problemi, eh? I problemi non ci stanno, non sono problemi che... C'ha da sta uno che sa da assumere la responsabilità, uno solo. Dio negli uomini. Pronto? 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 Dica. Buonasera. Buonasera. Ragioniere, lei è ragioniere? No, non sono ragioniere. Mezzo ragioniere? No, non sono. Vabbè, ragioniere. Venga avanti. Stamattina di compagno di sorvina è scopata. Ah! Tengo sei figlia. Dimmi! E sorvina non c'è spiegata. Bell! Stamattina di... E sta sentendo pure lo sindaco Bastolino a questo momento qua. Lo sindaco Bastolino, stamattina di, fammi parlare. Lo sindaco Bastolino, stamattina di... Dimmi! Ti fa qualcosa che non va. È perché in questa società è merda. In da società sporca! Fai le cazzo tue! No, fammi parlare, ma non mi chiudere! No, perché ci stanno tanti uomini di merda come te! Che bravi nell'acqua, capito? Sporco, tutto! Stacca, dottore, senti bene! Un attimo, mi sto concentrando su questo amico. Tu sei un morto di fame. No, un attimo, per favore, un attimo! Tu sei un morto di fame. Andreone, abbiamo detto lo spazio è degli spettatori. Dottore, lei non so. Può risolvere i problemi. Dottore, lo so, ma è già... Ascoltarli e recepire. E poi sono a rieti, ha già risponde a chi sta in morte fame, chi si sta mangiando se stesso. E lei non può fare niente per questo signore, gli ha dato solo la possibilità di dire quello che pensava. Va bene, sotto a chi dottore, io e voi